la Giordania, un luogo intriso di misticismo e leggenda, uno scenario naturale tra i più suggestivi al mondo, affascinati dalla bellezza che gli antichi popoli sono stati in grado di creare e che il tempo ha conservato per noi. Amman, capitale della Giordania, città antica e allo stesso tempo modernissima, conosciuta in tempi antichi come Ravat Amman e poi come Filadelfia, al tempo della colonizzazione greco-romana. Vecchia di 9.000 anni, ha oggi una popolazione di circa 10 milioni di abitanti e dal nucleo originale, su sette colli come Roma, si è oggi estesa a più di 14 colline e monti circostanti. In Amman si possono trovare numerose testimonianze del passato, come l'antica cittadella dominante la città dall'alto, il Tempio di Ercole, il palazzo Omayyade, e il magnifico teatro romano nel cuore della città antica. I musei delle tradizioni popolari, del folklore e archeologico. La grande moschea Husseini nel centro di Amman e le belle moschee sparse ovunque.
Inoltre, una visita nel souk, dove si trovano negozi di monili d'oro ed argento, ma specialmente quelli di spezie esotiche, erbe e aromi, e verdure in genere. L'ospitalità della gente crea un'atmosfera di pace che fa di Amman la città ideale per iniziare una vacanza in Giordania. Aiun, situato tra Pinete e Oliveti, nel nord del paese, il castello saraceno di Kalat al-Rabad domina dalla sua posizione elevata. Fatto costruire nel 1184 da un nipote di Saladino, da cui i crociati furono respinti nel 1189. Costituisce un finissimo esempio di architettura militare islamica. Gadara faceva parte dell'antica Decapoli con il suo fascino particolare. Era considerata all'apice del suo splendore un importante centro culturale. Arroccata su uno splendido colle che domina sulla valle del Giordano e sul lago Tiberiade, vanta bellissime rovine, uno stupendo teatro in basalto nero, una basilica e un mausoleo sotterraneo.
Gerasa. Questa città greco-romana è stata abitata già dal Neolitico e divenne sempre più prospera ai tempi di Alessandro Magno. Conquistata dal generale Pompeo nel 63 a.C., cadde sotto il dominio dei Romani e fu annessa alla Lega della Decapoli, l'alleanza delle 10 grandi città romane, che aprì un'età dell'oro per la città. Gerasa, oggi, costituisce una delle città greco-romane meglio conservate al mondo. Il tempio del Ninfeo ornamentale. Templi di Artemide e di Zeus. L'Arco di Trionfo di Adriano, costruito per celebrare la visita dell'imperatore nel 129 d.C. e l'imponente Cardo Maximo Colonnato, e il curioso Foro Ovale, sono ancora oggi in ottime condizioni. Degno di nota è il Teatro Meridionale, costruito durante il regno di Domiziano, dotato di notevole acustica. Madaba è la città dei mosaici.
si trova a sud della capitale Amman, lungo la Via dei Re, strada antica di 5.000 anni. L'attrazione principale di Madaba, come è chiamata oggi, è costituita dalla chiesa ortodossa di San Giorgio, il cui pavimento era costituito da un mosaico, oggi in gran parte distrutto, raffigurante una mappa della Palestina e dei territori circostanti, contenente tra l'altro Gerusalemme come appariva nel VI secolo. Il mosaico era composto da più di 2 milioni di tessere colorate. Il Mar Morto, nominato nella Bibbia come il Mare di Lot, si trova in una depressione della terra a 400 metri sotto il livello del mare, il punto più depresso della crosta terrestre. Quest'area fu culla delle prime civiltà e insediamenti umani. Sorgevano qui le città di Sodoma e Gomorra. Vicino a Madaba si trova il Monte Nebo, dove si ritiene sia stato seppellito Mosè, che, dopo aver visto la terra promessa, morì senza riuscire ad entrarvi. La tomba di Mosè non è mai stata trovata. Dal terrazzo naturale su cui si trova il convento francescano, custode del sito, nei giorni di bel tempo si può veramente avere una bella vista sulla Palestina. La croce con il serpente appena fuori dal santuario simboleggia il serpente di rame innalzato da Mosè nel deserto e la croce su cui fu crocifisso Gesù. Ar-Razas. Della città non rimangono che le rovine, ma sono ancora presenti diversi edifici, nonché chiese e alcuni meravigliosi archi in pietra. L'attrazione principale si trova nella chiesa di Santo Stefano. Si tratta di raffinati mosaici bizantini, fra i più belli del Medio Oriente, e la torre bizantina, alta 15 metri. Petra, misteriosa, suggestiva e affascinante, magica e unica,
Si possono usare tanti aggettivi per Petra. Petra racconta storie secolari di commercio e di decadenza, di abbandono e di magia. Petra fu dimenticata. Ci vollero 10 secoli per essere scoperta dal mondo occidentale. Il luogo è accessibile attraverso un canyon lungo circa 1500 metri, il Sikh, che ospitava la principale strada di accesso. Oltre alle numerose facciate intagliate nella roccia, è tutto il clima che qui si respira ad essere davvero fuori dal mondo, in una dimensione parallela, lontana anni luce dal nostro modo di vivere odierno. Ancora oggi la si raggiunge a piedi o a cavallo. E ancora oggi ci si arriva attraversando la profonda fessura delle rocce, quando all'improvviso si staglia la celebre tomba del tesoro scavata nella roccia, monumento, simbolo di tutta la Giordania. L'imponente facciata, larga 30 metri e alta 43, è di un rosa pallido che a chi ha la fortuna di viverlo rimarrà impresso per sempre nella memoria, perché l'emozione suscitata da quella visione incantata è di quelle che tolgono il fiato. Non è solo lo spettacolo delle meraviglie architettoniche di questo luogo, ma anche la bellezza naturale di un paesaggio sospeso tra roccia e deserto, aria tersa e fiere genti beduine discendenti dai nabatei. Il tesoro è solo il primo dei tanti splendori che può vantare Petra, eletta una delle 7 meraviglie del mondo moderno, oltre che patrimonio dell'umanità UNESCO. Sono infatti centinaia le tombe scavate nella roccia. Sono visibili obelischi, templi, altari sacrificali e strade colonnate. Qui si trova anche un teatro in grado di ospitare 3.000 spettatori. Dall'alto domina la vallata l'imponente monastero di Ad Deir, sul Monte del Sacrificio. Per visitarlo bisogna salire una lunga scalinata di gradini scavati nella roccia, ma ne vale la pena. Thank you.
Piccola Petra è un sito archeologico collocato a circa 14 chilometri dalla più nota Petra. È un sito nabateo, con edifici scolpiti nelle pareti dei canyon di arenaria, come a Petra. Gli archeologi ritengono che l'intero complesso fosse un sobborgo di Petra destinato a ospitare visite commerciali sulla Via della Seta. Acqua, sabbia, vento, sole, fuoco e leggende. Questo è il fascino del deserto che ci porteremo nel cuore. Il deserto coinvolge il corpo e lo spirito, potendo percepire il silenzio e ammirare anche i più piccoli particolari di questi straordinari ambienti. Paesaggi grandiosi, incontaminati e selvaggi, che trasmettono una grande sensazione di pace e libertà. Il deserto dello Wadi Rum è noto anche come Valle della Luna e in queste distese di sabbia e roccia, dai toni rossi e rosa, Lawrence d'Arabia insediò il suo quartier generale durante la rivolta araba contro gli ottomani. Lawrence definiva il deserto immenso, echeggiante e divino. Un'esperienza da vivere, pernottando a fine giornata in una tenda beduina, dove gustare una tradizionale cena attorno ad un falò e al suono della musica locale. Lì, dove le stelle sono ancora più luccicanti, sembra quasi di toccarle, guardando un cielo grande come mai l'avete visto. Thank you.
Giordania è un gioiello e offre in particolare due luoghi veramente indimenticabili. Petra, sublime fantasia intagliata nella roccia. E poi Wadi Rum, regno di beduini, maestosa distesa di pietra e sabbia, inno alla forza della natura. Inutile dire che ci porteremo nel cuore mille visioni straordinarie, con i suoi paesaggi irripetibili e incredibilmente vari, per la sua storia ineguagliabile. Viaggiare è passeggiare in un sogno, la vita è un sogno, ma c'è qualcosa di meglio che avere un sogno, farlo diventare realtà. Il nostro viaggio continua.